Credi che ci siano dei lupi qui? Cani lupo, mezzi lupo e mezzi husky. Come mai sei così informato? Io sono un Masher, guido le slitte. Faccio strada, seguimi, Snake. Posto è minato. Andrò ancora avanti io. Stai indietro, ok? Ma il radar non funziona. Non possiamo usare nemmeno il cercamine. Lascia fare a me. Che ne dici? Niente male, eh? Come sapevi dove si trovavano le mine? Ti sembrerà strano, ma quando Mantis ha scavato nella mia mente, sono riuscita a vedere la posizione delle mine. Ti ha stupito, eh? Beh, un pochino. Solo un pochino. Non ti preoccupare, Meryl, è me che vogliono. L'ho capito anch'io. È il trucco più vecchio del mondo. Il cecchino sta usando me come esca per attirarti allo scoperto. Dannazione. Sparami, Snake. No! La mia arma. Non riesco a prenderla. Non ti muovere. Ho promesso che non ti avrei rallentato. Io posso ancora aiutarti. Io voglio aiutarti. Stai calma, risparmia le forze. Sono stata una stupida. Volevo essere un soldato. La guerra è orrenda. Non c'è niente di bello nella guerra.
Snake, per favore, salvati. Continua a vivere e a credere nelle persone. E non dimenticarmi. Ora, vattene da qui. Meryl! Dannazione, Snake! È una trappola! Un cecchino sta cercando di beccarti! Sta aspettando che tu provi a salvare Meryl per poterti sparare! Non esporti! Deve essere Sniper Wolf, il miglior tiratore della Fox Hound! I cecchini di solito lavorano in coppia, ma questo è solo. La conosco. È in grado di aspettare per ore, giorni o settimane. Per lei non fa nessuna differenza. Resta sola lì ad aspettare e aspettare che tu ti faccia vedere. Forse è così, ma Meryl non può aspettare molto. Snake, riesci a vedere Wolf dalla tua posizione? Non ci sono nascondigli da qui fino alla torre. Deve trovarsi lì al secondo piano. Se Wolf è nella torre di comunicazione, ti può tenere sotto controllo alla perfezione. È la posizione migliore per un cecchino. A quella distanza non sei nemmeno in grado di spararle con un'arma normale. Ti serve un fucile di precisione. Colonnello, si calmi. Salverò Meryl. Non importa come, ma lo farò. Ok. Grazie. Che c'è che non va, Naomi? Niente. Sono solo sorpresa del fatto che tu sia pronto a sacrificarti. Hai i geni di un soldato, non quelli di un saggio. Stai cercando di dire che mi interessa solo portare a casa la pelle? Non era quello che intendevo, ma... Non so come sono fatti i miei geni e non mi interessa. Io seguo l'istinto. Come un animale. Io salverò Meryl e non ho bisogno di motivi per farlo. Ok. E non lo farò per nessun altro. Io salverò Meryl per me stesso. Colonnello, non si preoccupi. Snake, grazie. Ho capito, scusa. Otacon, hai visto un fucile di precisione in qualche punto della base? Un fucile di precisione? Meryl è stata colpita da un cecchino che sa il fatto suo. Un cecchino? Mi servirebbe un fucile di precisione per poter rispondere al fuoco. Ho visto un PSG-1 nell'armeria al secondo piano interrato della rimessa dei carri. Al secondo piano interrato della rimessa dei carri? Devo tornare fino lì? Beh, sì. Che c'è, Otacon? Oh, niente.